gruppo PM si presenta a Cersaie con due nuove collezioni per Valentino Opulence e per Ceramiche PM Glitch. Glitch è un termine inglese non traducibile direttamente in italiano che significa errore digitale. Per esempio, quando noi in uno schermo abbiamo quell'effetto di interferenza, questo è il glitch. E appunto questa parola è stata utilizzata dai designer, che sono uno degli studi di design più importanti del mondo, che si chiama Benoit, per sviluppare questa collezione, proprio sfruttando le imperfezioni, che possono essere sia le imperfezioni materiche che quelle digitali. Come utilizzo? Sicuramente la cantieristica pesante. Infatti abbiamo 8 toni di grigi tra i caldi e i freddi che sono particolarmente adatti a una selezione dei professionisti. In più anche le caratteristiche tecniche di questo materiale sono proprio studiate per soddisfare queste esigenze. Ma col fatto che Benoit è uno studio internazionale che ha delle filiali in tutto il mondo, questo sicuramente ci aiuterà a entrare anche in mercati in cui noi magari non siamo particolarmente presenti. Noi continuiamo con il discorso di Valentino, del rilancio di questo brand importantissimo. Abbiamo introdotto una collezione che si chiama Opulence, che già il nome dice un pochino tutto, che gioca sui colori. Sappiamo che negli ultimi anni sono tornati un po' i colori prepotentemente, soprattutto nella moda. Abbiamo sviluppato una collezione che abbina un granito a pavimento con una pasta bianca coloratissima a rivestimento, con dei decori tridimensionali che proprio sfruttano e la moda, quindi le borchie che sono presenti ormai nelle scarpe, nelle borse, il logo utilizzato come disegno proprio nei tessuti, e questo è un po' il concetto che noi abbiamo voluto dare. E oltretutto abbiamo differenziato ancora di più il mercato, perché partiamo da un residenziale spinto come quello di Valentino di lusso a un prodotto per la cantieristica puro.